Rieccoci insieme con Bianca Rosso TV Sport e con Francesco Monteleone. Proposta, Francesco, chiedo alla regia, se è possibile, appena possiamo, tra diciamo, i ricordi dei 40 anni di Telebari, perché stiamo mandando in onda un po' tormentone, no, dei flashback del passato, c'è un momento che ti riguarda, riguarda te, riguarda l'Uomo Sguardo. Magari dico alla regia, quando siamo pronti se lo possiamo riproporre. Per i 40 anni di Telebari, beh, tu sei stato parte in causa fortemente, sei stato creatore di format. Io dico sempre che davvero alcuni format li sei proprio inventati tu e sono stati in qualche modo copiati da altri, perché non posso dimenticare la Ah, bello. stessa cronaca le cronache L'Accademia. universitarie, no? Che poi sono diventati un cavallo. Le estrazioni del lotto fatte dall'intendenza di finanza con Perchiazzi, insomma, Sono tutti morti. poi Il dire, poeta il biondo. format con i tifosi, anche la Beh, il periodo più tribunatoriera. entusiasmante fu quando iniziammo, tu da una parte, io dall'altra, a seguire il Noi Cattaro e Rutigliano. Stupendo, stupendo, stupendo. Allora, Periodo divertentissimo, non era lavoro, ma ci siamo divertiti molto, è eh? Ci siamo divertiti molto. Questo periodo vero, ci riempivano di ciliegie, ti ricordi questo periodo? C'è un amico in linea, pronto? Pronto, Enzo, buonasera, un saluto a te e all'ospite. Ciao, ciao. Ciao, Enzo, vorrei fare gli auguri oggi a Nicola Viterbo, detto Baffetto. Ah, è Ricordo il suo vero. compleanno, fa parte dello Tsunami. Come scherzi? Auguri, Nicola, da parte di tutti i componenti dello Tsunami, Auguri a tutti gli Nicola studenti del Viterbo, corso. mi associo, è una Allora, persona molto Enzo, brillante e molto simpatica. sì, simpaticissimo. È un Tsunami da solo, Nicola. Poi volevo salutare il tuo ospite e volevo dire se lui magari alla fine di questa vicenda trattativa, a prescindere da come vada, speriamo in maniera positiva, facendo chiarezza, perché molti giornalisti locali, non so, sono premurosi contro la famiglia Materazzi. Faccio lui lo vedo molto più Sono libero. Sono più premurosi, non si ispirano più di tanto. Non so, mi sono lo vedi più Monteleone più spavaldo, non ha capace, niente da sì. perdere, Più Francesco. professionale anche, non trattatore dagli altri. Ciao. Va bene, grazie. Bisogna rispettare il pensiero di Ma chiunque. Francesco ti dico una è una cosa, mente libera, eh. quello che non mi è mai piaciuto di Matarrese è che ha sempre avuto una ostilità preconcetta, pregiudiziale verso i giornalisti e in particolar modo proprio verso di me personalmente. Io molte volte mi hanno cacciato dallo stadio quando, nei periodi diciamo più acuti, anche se molte volte in realtà mi ha pure sorriso, però lui non ha mai avuto un rapporto sereno con i giornalisti, da una parte. La prima cosa che consiglierei a Montemurro è di prendervi tutti, quella allegra banda che si segue le conferenze stampa, e vi porterei nella pizzeria di San Pasquale più economica, che peraltro è gestita da un interista, che fa delle pizze buonissime però, e come dire, vi offrirei una pizza e vi sentirei, vi ascolterei, stabilirei dei rapporti di amicizia con voi per sentirvi, perché siete parte in causa, non siete naturalmente ostili alla società, vivendo negli stessi interessi. Ma Teresa non l'ha mai fatto sto fatto, si è sempre circondato del suo staff e appena poteva, quante volte ci ha negato i calciatori qui. E voglia. Ed Ha continuato è a negarceli, eh. invece la persona che ha telefonato, il giovane che ha telefonato, dice insomma, una mezza verità. È difficile che chi fa per professione il giornalista sportivo assuma delle posizioni Spietate, eccessivamente diciamo, sì. spietate, perché poi tutti i giorni devi andare lì e tu lo sai, lì c'è anche l'ostilità dei. A me, io ricordo che non mi facevano entrare, c'era un buttafuori del bar che mi faceva proprio i gesti, mi diceva te ne devi andare da qua, e mi spedivano in curva quando registravo. Però Francesco, vogliamo regalarti questo frammento Della tribù dei 40 crudele. anni di Telebari, se c'è qualcosa che ti riguarda. Vediamo. Ma te l'ho detto io che bastava aspettare un'altra settimana, dovevi aspettare. Il Lecce avrebbe perduto prima o dopo. Del Genoa, attenzione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Genoa è pervenuto al successo, al gol. La rete dovrebbe essere stata realizzata da Cavallo. Vediamo un giocatore che è sommerso dagli abbracci, fra poco vi diremo di chi si tratta. Ah!
dirigenti del Lecce fanno miracoli. Perché in lui in questo studio il Bari aveva perso parecchie partite di seguito e il Lecce le aveva vinte. Non perdeva mai, è vero. Non è vero. Perdeva mai. E allora un giorno decidemmo che lui si doveva impiccarsi. E veramente attaccò al graticcio qui una corda e tentò il suicidio, anzi si ammazzò, perché mi ricordo che Federico Semplice, l'ottimo regista che ci guida da lontano, riuscì a simulare la morte per intero, per cui si vide che lui, come nei film, non è che qui abbiamo mezzi artigianali, gli tolse lo sgabello e si vide pendolare veramente l'uomo sguardo, insomma, e questo fatto generò timore nei suoi fan. Poi io intanto chiedo scusa, perché si vede dall'enorme errore grammaticale che ho commesso, che andavamo in dire, che registravamo così, perduto significava perso. C'era anche Franco Saccenti, che era uno degli operatori. Esatto, che era un coraggiosissimo, che è un validissimo operatore. Una volta andammo. Ora scrive libri. Ora scrive libri. Non ti ho mai raccontato, una volta, lui era assolutamente proprio impavido, un po' come me, una volta andavamo nella curva dell'Atalanta, che tu sai è la più cattiva d'Italia, e i poliziotti ci dissero: se entrate lì noi vi chiudiamo dietro. E ci chiusero dietro, ci ritrovammo io e lui con la telecamera di Telebar, che tu sai Mazzitelli quanto ci tiene ai suoi beni strumentali, con 50-60 persone nude, violentissime peraltro, che sono cattive, sono tutti palestrati, sì, fanno arti. Sì, 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 sì. E mi ricordo che il capo di loro ci guardò come una volpe guarda due pulcini, praticamente, che sono tanti matti, che sono venuti in mezzo a noi. Meritaste rispetto forse. Esatto, e ci fecero filmare. Noi abbiamo delle immagini che probabilmente sono andate anche, che sono scomparse nel meraviglioso archivio di Telebari, della curva atalantina. Dai, che fantastico, da cercare. Sì, 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 mi ricordo. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, salve. Senta, vorrei salutare innanzitutto Monteleone, applaudire la sua intelligenza. Grazie. Poi, per quanto riguarda la trattativa del Bari, io vorrei dire che se effettivamente la trattativa non dovesse andare in porto, io essendo un pacifista, sono preoccupato proprio per la situazione. Buttiamoci, perché così lanciamo dei messaggi che non vanno lanciati. È proprio per l'aspettativa che si crea. Se effettivamente la situazione dovesse, diciamo, non andare in porto, sono preoccupato perché c'è troppa aspettativa. Si manifesta eventualmente, ma si manifesta con modi civili, non facciamo passare messaggi sbagliati. Cosa volevo dirti? Volevo dirti una cosa interessante che riguardava un po' anche facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme, perché ti devo fare dire un'altra cosa molto divertente, perché Vincenzo Matarrese, che è stato il presidente, diciamo, in assoluto più duraturo, più comico, aveva dei momenti anche di grande esilaranti. Adesso te ne farò vedere uno che forse ti è sfuggito in questi anni. Le tue scoperte, tu non sai che io ti considero un autore comico a te, e quindi so perfettamente che mi fai vedere. A tra poco.